Nel video della settimana scorsa, dove parlavo della storia di Linux, ho affrontato il dibattito tra Torvalds e Tannenbaum riguardo le loro posizioni su kernel monolitico e microkernel. Ovviamente, entrambi gli approcci hanno vantaggi e degli svantaggi, come ovviamente in tutte le cose. Ma oggi non sto a parlare dei loro pro e contro, ma voglio solamente fare una panoramica di quello che sono e poi ognuno di voi si fa la propria opinione. Questo video fa parte di un video molto più grande a cui penso da diverso tempo. Tuttavia, ho deciso di fare questo video anche perché mi è stato chiesto in un vostro commento. E quindi, iniziamo! Prima di parlare di kernel, dobbiamo fare un grosso passo indietro. Dobbiamo parlare di memoria virtuale. La RAM è un gran calderone di dati. E immaginate che ci sono dati più sensibili degli altri, tipo per esempio password o addirittura informazioni del kernel del sistema operativo, che non dovrebbero mai essere visti da nessuno, tantomeno toccati da qualcuno. Tuttavia, la RAM sta là, cioè tipo nel computer. Quindi, come si fa in modo che ogni programma veda solo le sue cose, senza che possa andare a leggere il contenuto della RAM di altri programmi? Molto semplice. Si usa quello che si definisce memoria virtuale. Il sistema operativo, con l'aiuto del processore nella fattispecie del Memory Management Unit, che si trova a oggigiorno in tutte le CPU moderne, confina un programma in una determinata area di memoria. Quindi, il programma pensa che la RAM sia solo quella che gli è stata assegnata dal sistema operativo. E, come vi dicevo, questo modo di creare porzioni della RAM che vengono chiamati segmenti o pagine in base al sistema operativo è anche gestita a livello hardware. Certo, ci possono essere casi in cui due programmi hanno l'esigenza di leggere la stessa area di memoria. Il classico esempio è quello della memoria condivisa tra due thread o processi. Ma quello si può comunque fare. Quindi il sistema operativo circoscrive sempre la memoria di ogni processo, facendola più grande o più piccola secondo le loro esigenze, ma senza far sì che queste in qualche modo si accavallino. Anche perché quando un programma prova a leggere al di fuori del proprio territorio, si ottiene il classico segmentation fault che, parliamoci chiaro, ci fa sempre bestemmiare. Bene, il kernel del sistema operativo anch'esso ha dei dati. Anch'essi stanno nella memoria RAM e anch'essi devono essere messi in una parte di RAM che nessuno deve toccare. E quindi anche il kernel si riserva un'area tutta sua. La memoria del kernel viene chiamata kernel space, mentre tutto il resto viene chiamato user space o alcune volte anche user land. Ma cosa c'entra tutto sto discorso della memoria virtuale con il discorso del kernel monolitico e microkernel? Ebbene sì, lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi andiamo su richiesta a vedere le differenze tra kernel monolitico e microkernel. Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, se questo video vi piace, fatemelo sapere con un like e lasciate un commento qui sotto. E anche iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per non perdere gli altri contenuti che porto sempre su questo canale, per rimanere costantemente aggiornati con quello che vi racconto. E quindi, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere la differenza fra kernel monolitico e microkernel. E quindi come rispondiamo alla domanda che ho fatto prima della sigla, cioè cosa c'entra il kernel space con il user space, con la differenza tra questi due kernel? Semplice! Un kernel monolitico ha tutti i servizi del sistema operativo dentro il kernel space, con i superpoteri e l'accesso a tutta la memoria del kernel. Un microkernel ha invece il minimo indispensabile per avviare il sistema operativo e la stragrande maggioranza dei servizi del sistema operativo operano all'interno dello user space. Poi, ovviamente, come al solito, c'è sempre quella terra di mezzo, ovvero i kernel ibridi. Adesso, ho parlato dei servizi di sistema operativo, ma quali sono i servizi di un sistema operativo? Sono tanti e ovviamente non posso elencarli tutti. Ma
Tra gli altri abbiamo il gestore della memoria, il gestore dei processi, il file system, le chiamate sistema, l'hardware abstraction layer e tutti i driver. Quindi se tutti questi vanno nel kernel, possiamo definirlo un kernel monolitico. Se il kernel invece è il minimo indispensabile per gestire quelle due o tre cose per partire, siamo in un caso di micro kernel. Se alcune cose stanno nel kernel e altre stanno fuori, beh, è un sistema ibrido. Adesso, quali sono le cose che stanno in un kernel ibrido, ovvero quali sono le cose che in un kernel ibrido stanno nel kernel space e quelle che stanno nello user space? Benché Wikipedia fornisce questa simpatica immagine, alla fine dipende dagli sviluppatori di ogni sistema operativo. E quindi, a questo punto, io direi, i sistemi operativi di oggi cosa sono? Anzi, i kernel dei sistemi operativi di oggi cosa sono? Beh, per quanto riguarda il kernel monolitico, abbiamo Linux, BSD, Windows, nella fattispecie la famiglia 9X. Nell'altro lato del ring, in microkernel, abbiamo Minix, BlackBerry, il kernel Mac sviluppato dalla Carnegie Mellon University, che è quello che poi ha anche ispirato XNU, quello di macOS. Abbiamo anche GNU Herd e tanti altri sistemi operativi di cui non ne ho mai sentito parlare, come HelenOS. Nel mezzo, tra i due mondi, abbiamo i kernel ibridi, come dicevo poco fa, e ci abbiamo XNU, ancora una volta sì, quello di macOS, Windows, la famiglia NT nella fattispecie, BOS, OS2 e anche ReactOS. E quindi, quali tra questi è quello che funziona meglio? Beh, la risposta sta nella domanda. Quello che funziona meglio, perché la risposta dipende anche a chi lo chiede. Se andiamo a leggere il libro di Tannenbaum, Modern Operating System, a pagina 56 dice: di gran lunga il sistema di organizzazione più comune. Questo approccio potrebbe essere sottotitolato il gran casino. E se lo chiedessimo al Torvalds, sicuramente ci arriva una pioggia di insulti. Interessante. E se lo chiedete a me? Beh, io non sono un esperto di sistemi operativi, non è che mi sveglio la mattina e inizio a fare sistemi operativi. Tutto dipende da quello che, secondo me, ci devi fare. Per esempio, nel caso di sistemi embedded, secondo me un approccio microkernel è il migliore. Immaginate il sistema operativo della vostra telecamera di sorveglianza. Quando bisogna, per esempio, aggiornare il firmware, basta aggiornare quelle funzionalità che ti serve appunto aggiornare, invece di cambiare tutto il kernel. Anche perché un microkernel, parliamoci chiaro, è più veloce da avviare. È piccolo, è micro. Invece, secondo me, quando hai bisogno di un sistema operativo che deve fare le cose di fretta, io penso che un approccio monolitico è migliore. Tutti i servizi di sistema operativo che stanno in uno user space, nel caso del microkernel, usano un approccio client-server, per chiedere al kernel, sì, quello micro, quello che serve. Un po' di memoria là, accedere a una periferica là, ed eccetera. Quindi se hai tutto dentro lo stesso posto, non hai bisogno di fare queste richieste, perché prendi quello che ti serve. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma se crasha va tutto a puttane. No, perché qua si sta parlando di componenti del sistema operativo, non dell'applicazione fatta in Visual Basic dal cugino di vostro nonno Vincenzo. Infatti, l'esempio di Linux ci dimostra che non è così. Io stesso, per far crashare Linux, ho dovuto avere un banco di memoria mezzo staccato senza volerlo, come vi mostravo in questo video. Cioè, se i componenti dei sistemi operativi sono fatti male e crashano, poco importa che siamo in un microkernel o nel caso di kernel monolitico, perché sta nella merda in ogni caso. Metti caso salta il servizio del file system. Beh, qualcuno potrebbe dire, nel caso di microkernel lo riavvi. Sì, certo, ma quello che l'ha fatto crashare potrebbe ripetersi, quindi non sta risolvendo il problema, ma bensì rimandando l'inevitabile. E quindi, qual è la morale della favola? Che secondo me le dimensioni non contano, basta sapere cosa fare. Benissimo pinguini, io oggi vi ho portato la differenza tra kernel monolitico e microkernel e anche cosa significa un kernel ibrido. E fatemi sapere nei commenti, proprio qui sotto, qual è la vostra opinione. Io vi ho dato la mia, ovviamente non penso che la mia sia corretta, ovviamente è una mia opinione personale, però ditemi voi nei commenti cosa pensate. E quindi,
Prima di salutarci, io vi rimando come al solito agli altri video che porto su questo canale, che se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentate qui sotto un'altra volta, e quindi, grazie ancora per l'attenzione, e ci vediamo alla prossima. Ciao Ghilo!